Ragazzi, oggi siamo qui per giocare l'Europeo con l'Italia del futuro. Veramente abbiamo un'Italia Under 21 fantastica, una delle più forti mai avute. Raggiungiamo, mi raccomando, i 3000 mi piace per questi campioni. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giuetto Interessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con un nuovo video in cui andremo a giocare tutto quanto l'Europeo con l'Italia del futuro. Come voi sapete, tra pochi giorni inizierà l'Europeo Under 21 e noi abbiamo una delle nazionali Under 21 più forti di sempre. Questa infatti è la formazione che, se non sbaglio, è una formazione ipotetica della vera Under 21 che si andrà a giocare all'Europeo tra pochi giorni. In porta Donnarumma, che ha deciso di non fare gli esami e di andare in nazionale, grande Donnarumma. In difesa Conti, Rugani, Romagnoli e Barreca. A centrocampo Pellegrini, Gagliardini e Benassi. E lì davanti Berardi, Petagna e Bernardeschi. Non ci dimentichiamo che in panchina abbiamo giocatori come Grassi, come Caldara, come Locatelli, Chiesa, Cerri, Calabria, Garritano, che noi conosciamo benissimo, Mandragora della Juve. Quindi ci sono veramente tantissimi calciatori molto forti. Il girone invece è questo qui: Belgio, Italia, Slovenia e Ucraina. Con questa squadra possiamo arrivare assolutamente fino in fondo. Andiamo a questo punto a giocare la prima partita contro l'Ucraina. Mi raccomando ragazzi, per questo episodio raggiungiamo i 3000 mi piace, sono fondamentali, quindi lasciatelo in questo preciso istante. Noi ci vediamo in campo, buona visione, bella. Ci siamo ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo e inizia adesso Italia-Ucraina. Occhio qui all'Ucraina però, perché intervenite così, palorete. Vantaggio dell'Ucraina, senza neanche sapere come ha tirato fuori il destro della vita, e siamo sotto. Conti, palla dentro per Petagna, vai dall'altro lato per Bernardeschi, mettila giù bene Bernardeschi, col destro Bernardeschi, subito 1-1. Questa è l'Italia che voglio, forse abbiamo sottovalutato l'Ucraina, siamo partiti male, non lo so. Bella azione comunque, il primo gol di questa nazionale è di Bernardeschi. 3 minuti di recupero, vediamo se c'è tempo per fare l'ultima azione. Gagliardini, Pellegrini dentro per qualcuno, 1-2, ok, Pellegrini, siamo usciti bene. Romagnoli di tacco, mamma mia, rischiando tutto. Fallo bene Romagnoli dentro, per chi non si sta capendo più niente. Romagnoli la recupera, rimane lì, arbitro non fischiare. Berardi col sinistro, fermato, recuperiamola, forse fuori gioco però, sì. Batti corto, ti prego, siamo solo al 97esimo e niente, finisce qui. Migliore in campo, ovviamente, il tizio che ha fatto gol. E ci portiamo a casa questo punto. Il Belgio ha vinto e quindi a quota 3, e quindi siamo 3-1-1-0. Passano le prime due, quindi diciamo che è stato un pareggio deludente, però ci siamo ancora in gara. Contro il Belgio, squadra che si trova al primo posto, se vinciamo la scavalchiamo e andiamo a 4. Però loro hanno giocatori del calibro di De Bruyne, Lukaku, Hazard, Nainggolan, eccetera. Non sarà facile, ma ci proveremo. Nainggolan, palla dentro per Lukaku, è bellissima. Donnarumma, devi uscire però, ok. Cosa ha sbagliato Lukaku, mamma mia, era uno contro uno. Bernardeschi, è buona per Petagna, forza Petagna, tiraci tu col sinistro, niente. Non riusciamo a costruire le azioni, vediamo qua, 1-2, fallo dall'altro lato per Barreca, mettila dentro bene per Petagna. Che testa storta che hai. Che azione abbiamo fatto? Bellissimo qui il cross di Barreca, guardate come l'ha messa. E poi chi è quello? Petagna? Io non lo so, però qui abbiamo proprio buttato l'occasione per vincere la partita. Un minuto di recupero, vediamo se c'è tempo per un'ultima azione. La stavo recuperando, arbitro, è finita però, Se dai un minuto fischi adesso, bravo, 0-0. Altro pareggio per noi, peccato per quell'occasione di testa di Petagna. L'Ucraina ha pareggiato 1-1, quindi 4-2-2-1. E noi affronteremo la Slovenia. Se vinciamo siamo praticamente qualificati. Se pareggiamo dobbiamo sperare che il Belgio batte l'Ucraina, e se perdiamo siamo fuori. Dipende tutto da noi. Una vittoria per passare il turno. Barreca recupera palla, appoggia per Romagnoli, fallo bene per Petagna. Petagna di testa, Petagna! Ti sei fatto perdonare. Ti sei fatto perdonare per il gol sbagliato contro il Belgio, assolutamente. Perché veramente quell'errore poteva costarci caro. Invece ti sei fatto perdonare, passiamo in vantaggio. Calcio di punizione per la Slovenia. Attenzione qui, palla dentro, grandissimo Rugani. Se ne fa il 2-0 però. Guarda dall'altro lato per Berardi, ok. Guarda Petagna, ok. Uno contro uno, uno contro uno, Petagna di spallate, prendi posizione e palla fuori di poco. Tre passaggi tutti di prima e siamo arrivati dalla nostra area alla loro. Però non riusciamo a chiuderla, siamo ancora sull'1-0. Calcio d'angolo al 78esimo, ci va Barreca con il sinistro, palla dentro. Qualcuno è volato per l'aria, però si continua il cross, fallo bene al volo con il destro e palla fuori, ancora deviazione, quindi ancora angolo. Come no? Ma come? Io l'ho vista la deviazione, arbitro. Me la sono sognata forse. Recuperiamo ancora palla, 87esimo, Petagna, grandissimo.
benissimo che ti giri bene in mezzo a due. Poi Petagna ancora, larga dall'altro lato per Berardi. Berardi dentro per Petagna, 1-2, bellissimo. Non sbagliare con il destro e palla ancora fuori. Questa volta è stato Bernardeschi a mangiarsi il gol. Attenzione qua, stiamo attenti, troppo spazio Donnarumma. Grande, al 98esimo. Butta via questo pallone e finisce qui. Siamo qualificati battendo la Slovenia 1-0. 9 tiri per noi, 2 tiri per la Slovenia. Ho provato a chiuderla in tutte le maniere, ma non ci siamo riusciti. Non volevo rischiare negli ultimi minuti. Il Belgio ha battuto intanto l'Ucraina e quindi andiamo avanti noi e il Belgio. 7-5-2-1. Saremo passati anche con un pareggio, perché appunto il Belgio aveva vinto la sua partita. Però è sempre meglio aver vinto la partita. E a questo punto andiamo a vedere un attimo com'è il tabellone. Italia-Islanda. Ok, attenzione perché dalla nostra parte c'è la Germania di forte, invece di là è Inghilterra, Spagna, Belgio e Olanda. Queste sono le big, sono quasi tutti a destra, quindi forse siamo stati anche abbastanza fortunati. Noi però bisogna pensare prima all'Islanda. Voglio assolutamente arrivare il più avanti possibile con questa squadra. Questa è la formazione e noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo. Partita secca, eliminazione diretta ovviamente. E inizia adesso Italia-Islanda. Berardi appoggia per Conti, forza Conti, forza Conti. Guarda qualcuno che sta scattando dentro, è perfetta per Petagna. Petagna, mettila dentro Petagna, che stai facendo Petagna? Dove solo appoggiare per Berardi che si è reinserito benissimo. Non stiamo giocando bene ragazzi, non sono soddisfatto. 54esimo, si è visto veramente poco. Attenzione all'Islanda, ancora che attacca Donnarumma. Esci Donnarumma con i piedi, rischiando anche il fallo, ma non potevi usare le mani Donnarumma. Occhio, è ancora dentro, butta io questo pallone, dai, magari facciamo anche un contropiede e siamo fortunati. Bernardeschi, forza, qualcuno deve salire però, Bernardeschi ragiona, aspetta il momento giusto che sono sbilanciati. Bernardeschi allarga dall'altro lato per Pellegrini. Pellegrini, 1-1, il destro di Pellegrini. E andiamo ai quarti, andiamo ai quarti. Nell'unico momento in cui l'Islanda si è sbilanciata un po', noi ne abbiamo approfittato all'89esimo. Perché veramente l'Islanda si stava solo difendendo in questa partita. Finisce qui comunque, non c'è più tempo, vinciamo 1-0 e andiamo avanti. Migliore in campo ovviamente Pellegrini, che ha segnato il gol della qualificazione. Questo qui è il tabellone, affronteremo la Croazia che ha battuto l'Irlanda 3-1. Sotto invece Germania-Scozia, dall'altro lato Inghilterra-Spagna e Olanda-Repubblica Ceca. Non sarà facile contro la Croazia, sono una grandissima squadra, hanno grandissimi giocatori, Perisic, Kovacic, veramente c'è di tutto nella Croazia. Come dimenticare Modric, Mandzukic, Rog, veramente dove peschi peschi ci sono giocatori forti. Però siamo forti anche noi e quindi ce la giocheremo. Perisic, attenzione qua, Benassi l'ha recuperata Benassi. Conti, devi scattare, ok, bravissimo, bravissimo. Berardi appoggia per Petagna, fallo bene per Bernardeschi, 1-2 nello stretto. Petagna fino in fondo, mettila dentro per nessuno. Subasic sulla respinta, ancora Subasic, ma con tutto lo spazio che c'era proprio addosso al portiere deve andare a tirare. Ma dai, era anche quasi per terra Subasic, era più difficile centrare il portiere che segnare. Ma ci siamo ancora noi però, Pellegrini in mezzo a due, incredibile. Bernardeschi 1-2, subisce un fallo assurdo. Si continua per il vantaggio. Benassi, è buona Benassi, Benassi, le finte, Benassi con calma. Il cross dentro per qualcuno che ci arrivi, centra la porta, 1-0 Italia. Ha segnato Berardi col numero 12, primo gol per lui forse in questo europeo. Un'azione un po' confusionaria, non è che si sia capito tanto, però l'importante è che all'80esimo passiamo in vantaggio. E adesso difesa ad oltranza con la Croazia che è su attacco totale. Bernardeschi, contropiede, contropiede, contropiede Italia. Petagna, Petagna, fallo bene per Berardi, vediamo se la prende. No, ma mancano pochissimi secondi, la stavo anche per recuperare. Rakitic, arbitro è finita, 93esimo. Arbitro, se dai 3 minuti di recupero devi fischiare. Recuperiamo palla, la perdiamo ancora. Kovacic, palla dentro per Perisic e la palla va fuori. E l'arbitro fischia alla fine della partita. Ormai eravamo quasi al 96esimo. Si era appannato il cronometro all'arbitro, era successo qualcosa, non so che cosa, ma l'importante è che siamo andati avanti. 8 per Berardi, che così come Pellegrini nella partita scorsa ha segnato il gol della qualificazione. Questo qui è il tabellone: Italia, Germania e dall'altro lato Spagna, Olanda. Non sarà facile contro la Germania, anzi affrontiamo una delle squadre più forti di questo europeo. Siamo in semifinale, sono arrivato fin qui e non possiamo assolutamente non provare ad arrivare fino in fondo. Noi ci vediamo in campo.
Mario Gomez perde palla, Gagliardini, è buona per Petagna, forza Petagna, fallo bene, Bernardeschi, che movimento Bernardeschi fino in fondo, fallo il pallonetto, ti prego, e blocca Neuer. Pallonetto, mi è venuto subito in mente quel gol di Mertens col Torino, e ci ho provato. Attenzione qua però al contropiede, Mario Gomez, Gozze, palla dentro per Toni Kroos, e palla fuori di poco. Petagna di testa, è buona per Berardi, allarga dall'altro lato per Benassi, forza Benassi, fino in fondo Benassi, metti un bel pallone dentro, di testa colpisce! Bernardeschi, signori, Federico Bernardeschi con il numero 19. Secondo gol per lui in questo europeo, se non sbaglio. E passiamo in vantaggio contro la Germania al 62esimo. Gagliardini, Pellegrini, è buona, 1-2, Benassi, Berardi, come stiamo giocando, Berardi col sinistro, 2-0 Italia. Domenico Berardi, secondo gol mi sembra anche per lui in questo europeo, e 2-0 Italia. 5 minuti di recupero, vediamo l'ultima azione della Germania con Müller, palla per Podolski, Kimmich, 1-1, Donnarumma, esci! E l'ha toccata lui, forse, lui è il difensore, non lo so. L'importante è che ci siamo salvati. Ultimi minuti, calcio d'angolo, Donnarumma con il pugno allontana via, Neuer non è in porta, vediamo se riusciamo a recuperare palla per fare un contropiede. Hummels in mezzo a due, nessuno ci va addosso, Hummels ribattuto, allontanate via questo pallone, arbitro, fammi tirare, arbitro, questo va, arbitro, questo andava, arbitro, cartellino rosso addirittura, impazzito questo, per un fallo, vediamo un po' perché l'ho visto male, ma sì, dai, da giallo sicuramente, però il tiro andava, poi l'inquadratura non si vede, dall'inquadratura non si vedeva, però il tiro andava secondo me. Comunque finisce qui, non importa, l'importante è che siamo andati in finale, migliore in campo Berardi 8, anche Bernardeschi 8, abbiamo giocato veramente bene, anche Benassi 7, Donnarumma 6 e mezzo, una bella prestazione di tutta quanta la squadra, e in finale affronteremo la Spagna che ha battuto l'Olanda 1-0. Questo qui è tutto quanto il tabellone completo. Siamo, ragazzi, ovviamente a difficoltà campione, vi faccio vedere difficoltà campione, ci stiamo giocando con l'Italia Under 21, l'europeo, con tutte quante le squadre che hanno la formazione praticamente titolare della realtà. E andiamo a questo punto a giocare anche la partita contro la Spagna. Queste sono le formazioni e noi ci vediamo in campo. Ecco qui la coppa inquadrata, coppa bellissima che io voglio assolutamente alzare. Le squadre stanno per entrare in campo, inquadrati i capitani Sergio Ramos e Donnarumma. Attenzione ai colpi di testa, e inizia adesso Italia-Spagna. Calcio d'angolo per la Spagna, stiamo attenti come ho detto prima a Sergio Ramos in mezzo. Occhio, palla dentro per Morata che schiaccia, 1-0 Spagna. Tutti su Sergio Ramos, Morata rimane libero. E passiamo in svantaggio. Benassi, mettila dentro bene per Petagna, è buona Petagna, cross! Quanto ci metti ad allungare quel piede? Cartellino giallo anche per Fabregas, completamente a caso. Rimessa, diventa buona per Berardi che sta alla porta sul sinistro, appoggia dentro per Gagliardini, c'è spazio, Gagliardini prova il destro dalla distanza, cosa ha preso Casillas? Cosa ha preso, dai? Questo era un euro gol. Palla dentro di testa, Petagna non colpisce, è ancora buona Pellegrini, niente, sbaglia. Barreca diventa buona per Bernardeschi, di tacco, 1-2 che si chiude benissimo, forza Barreca, metti dentro un pallone per Petagna e palla fuori. Nolito, attenzione qua, Nolito, stiamo attenti, Nolito passa in mezzo a due, fuori uno, fuori due, e Donnarumma non riesce a prendere. 2-0 della Spagna, assolutamente immeritato, perché come avete visto noi la reazione l'abbiamo avuta, meritavamo noi il pareggio. Benassi, forza ragazzi, dai, Bernardeschi dall'altro lato per Barreca, forza Barreca, niente, attacco totale, anche se prendi i contropiedi, però non c'è tempo, cioè mancano 45 minuti, io devo rischiare tutto. Pedro, attenzione qua, Pedro, palla indietro per Morata, la parata di Donnarumma, grande. Calcio di punizione per la Spagna, batte per Pedro, occhio qui Pedro, le finte, me l'ha fatta proprio, 3-0. Siamo in pochi in difesa, è saltato un uomo e gol. Fabregas, il lancio per Morata, siamo sbilanciati ragazzi, siamo sbilanciatissimi. Morata, dentro, 4-0. Fabregas ancora ragazzi, basta, per favore Spagna, rispetto per l'Italia, palla sul palo. Rispetto per dei ragazzi che sono arrivati fino in finale, contro tutti i pronostici. Petagna, allarga dall'altro lato per Chiesa, fallo bene per Bernardeschi, niente, c'è Piqué, loro sono fortissimi. Jordi Alba, di tacco per Iniesta, ancora Jordi Alba, prova a tenerla lì, 3 minuti di recupero, non sto neanche a pressare più di tanto, è finita. Finisce qui, non c'è più tempo. Le lacrime di Berardi, le lacrime di tutti quanti i giocatori
4-0 una sconfitta pesantissima. Però sul 2-0 io mi sono buttato in attacco perché volevo rimontarla e quindi ce l'abbiamo persa lì. 8 tiri per la Spagna, 2 tiri per noi, assolutamente vittoria meritata, magari non 4-0. 8 per Morata, 8 per Nolito. Niente da fare, andiamo avanti e questa avventura finisce qui con un secondo posto. Io avrei firmato per arrivare in finale con questa squadra. Questo qui quindi è il tabellone completo. Abbiamo fatto un bel cammino, siamo riusciti a battere la Germania, abbiamo battuto la Croazia, abbiamo battuto l'Islanda, siamo riusciti a fare un bel girone passando per secondi, quindi tutto sommato sono soddisfatto. Non sono contento solo per la finale. Comunque, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo cammino dell'Italia Under 21. Fatemi sapere anche secondo voi dove può arrivare questa Italia nella realtà, perché tra poco ci sarà l'Europeo Under 21 che io seguirò assolutamente e vi consiglio di seguire perché l'Italia parte tra le favorite e quindi possiamo assolutamente portarci a casa la coppa. Raggiungiamo, mi raccomando, i 3000 mi piace per questo europeo con l'Italia del futuro. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!